Let's go! Benvenuti, ovetti, nella seconda parte, tra virgolette, dei miei let's play di Super Mario 3D All-Stars. Abbiamo completato al 100% Super Mario 64 e quindi si passa a Super Mario Sunshine. Mario e i suoi amici sono arrivati sull'isola Delfinia per godersi una bella vacanza. Purtroppo però l'isola è stata contaminata da disgustosi graffiti melmosi. Accusato di questo crimine, Mario dovrà ripulire l'isola, trovare il colpevole e recuperare i soli custodi, la fonte di energia di Delfinia, fuggiti per mettersi in salvo. Lo Splunk 3000, oh sì, e diversamente da Super Mario 64, questo gioco che prima era in 4 terzi adesso è in 16 noni, sì, lo hanno updateato, quindi giochiamo. E, cosa molto più importante, è in italiano, è doppiato in inglese, ma è italiano, perché Mario è italiano, vabbè non importa, cominciamo! Welcome to the sun-drenched tropical paradise of Isle Delfino. We're so pleased to welcome you to our beautiful home. Come enjoy a natural wonderland to which we've added the world's finest resort facilities, a spectacular amusement park, and succulent seafood. Oh. All this and more await you on Isle Delfino. Come relax and let us refresh your body and spirit. Premi il pulsante A. Ah, da quanto è che volevo portare questo let's play? Avrei avuto molte difficoltà a portarlo da Wii barra GameCube però, quindi... Beh, buon per noi. Salvataggio A e cominciamo a giocare. What's this icky paint-like goop? It's moving! Now, now, boys! Don't touch that stuff! I am most concerned with the well-being of the princess in this dreadful heat. Master Mario, if you would, cross over to that shore and find some assistance. Mario, stai attento. Ho un brutto presentimento. Oh mio Dio, quanto hanno, modificato le varie cose. Allora, i comandi sono simili a Super Mario 64, ovviamente. Quindi sì, c'è questo per esempio. C'è questo che è nuovo, cosa molto bella. C'è un triplo salto, vero che c'è un triplo salto? Perfetto, c'è un salto all'indietro. Circa. E, un attimo, ci sono altre cose. Oh, chissà che si fa con Y, vero? Con B anche si salta, bene.
Allora, i comandi saranno ovviamente diversi dalla versione GameCube e non è possibile fare un salto in lungo? Ma non preoccupatevi di nulla. Mastro Toad... avrò sempre il problema del parlare con qualcuno, a quanto sembra. Signor Mario, mi mostri uno dei suoi salti leggendari. Deve premere B, lo sa, vero? Sto premendo A e fa la stessa identica cosa. Tu! Mamma, visto che porcheria, credo che provenga dal sottosuolo. Non lo farò mai più. È molto scivolosa, stai attento. Non toccate questa roba perché appunto è molto scivolosa. Ehi, tu sei un abitante dell'isola Delfinia, giusto? Cosa fai l'impalato? Fa qualcosa! Il mio amico è immerso in questa tua melma colorata! In questa nostra melma colorata? Interessante, vero? E cosa c'è lì per terra? Però prima parlami! Beh, ti aiuteremo volentieri, ma in effetti siamo noi ad avere bisogno di aiuto! Usa quella specie di spruzzatore per pulire tutto! Ossia questo! Power up complete. Thank you for purchasing this item from GAD Science Incorporated. Preparing to register customer information. Scanning and classifying subject data. Subject identified as Mario, resident of the Mushroom Kingdom. Data storage complete. I am Flood, a flash liquidizer ultra-dousing device. I hope to be of assistance. Proceeding with user instruction. Use the button to shoot water from my tank. If you press the button, you can stop and shoot. You can then use the stick to aim in any direction. Press the X button to switch to the hover nozzle. You can then press the button to hover in the air for a short time. If this tank is empty, no water can be sprayed. To refill tank, enter a body of water and press the button. Instructions complete. Proceed. Non ci penso nemmeno, adesso abbiamo lo Splack 3000! Prova a ripulire quella M, premi ZR o R per spruzzare. Hanno modificato un po' la scena. Già, nella versione GameCube, Splack o Flood diceva premi il pulsante R, perché c'era solamente un pulsante R. Ma qui ce ne sono due, ZR e R. L'hanno fatto perché, se non sbaglio, il pulsante R del GameCube si doveva premere e avevate appunto un... lo tengo premuto poco o leggermente di più. Un po' come il muoversi lentamente o velocemente con... il control stick, solo che era un pulsante. Allora, premiamo il pulsante R e spruzziamo su questa M, perché ci ha detto di pulirla, no? Sì, lo so, grazie. Mentre con il pulsante ZR possiamo spruzzare mentre camminiamo, vero? Cosa molto importante, che ci servirà molto, davvero molto. Salviamo un attimo questo tizio qua, tanto perché posso. Un altro po', perfetto. E parlami, caro, parlami. Pensavo di essere spacciato. Ehi, aspetta un attimo. Tu sei... questo pasticcio è tutta colpa tua? Ma in che senso? Vabbè, in ogni caso, con X è possibile cambiare nel Splack propulsore, che è molto buono. Inoltre, ultima cosa, tutorial. Se fate lo spin, saltate e poi R, farete questo oggetto qua, che vi servirà un sacco. E se non sbaglio c'è un'altra cosa che può fare. Com'è che si fa? Un attimo. Non ricordo come... si fa quella cosa, ma c'è un modo per... ho premuto L e si è distrutto tutto, ma non importa. Era la mappa del gioco, sì. Ok, non riesco a fare una cosa, ma forse... ok, così, perfetto. Premere A ed R insieme. R, non ZR, mi raccomando. In ogni caso, puliamo questo disastro! Oh no, è un mini boss e dobbiamo colpirlo quando ha la bocca aperta. In questo modo, non è affatto complesso, anzi è un mini boss abbastanza easy. Quindi ciao ciao. Il potere del terraforming! E adesso? Adoro questa canzoncina. Quindi?
Splendido! In inglese suona meglio, ma non importa. Is now in session. As you are no doubt aware, someone has been senselessly defacing Fair Isle Belfino using some paint-like substance. The accused is charged with polluting our beautiful home and, yes, endangering our very way of life. Indeed, how can one not be aware of what is going on? Though it is daytime in Delfino Plaza, our poor residents tremble beneath a veil of darkness. Expert shine scholars have determined that this darkness has arisen because all of our guardians, the shine sprites, have vanished from their gathering spot at the shine gate. The reason? It's quite obvious. This horrible graffiti is to blame. Behold this sketch of the perpetrator based on eyewitness descriptions. The truth is obvious. The guilty party sits among us. It is none other than Mario! Objection! Overruled. I judge the defendant guilty as charged. I hereby order the defendant to clean this entire island. Until Isle Delfino is completely free of his vile handiwork, Mario shall not be allowed to leave. Court adjourned. This appears to be quite a predicament, Mario. Data analysis verifies that the island's inhabitants are indeed troubled by pollution, but the pollution itself is not the main problem. Mario, you witnessed this object at the airstrip, correct? It is a shine sprite. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. They used to gather in great numbers at the shine gate, but the graffiti incident has polluted the island and most of the shine sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the shine sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at work even as we speak. And you, Mario, are being treated as a criminal. Tomorrow we must do our best to resolve this situation. Assolutamente no! Go straight that way. You can't miss the mess now. Your first job's to get rid of all that ugliness. And remember, we'll be watching you, pal. We'll know if you start slacking off. C'è tanta roba da fare. Davvero, davvero tanta. Poliziotti, parlate con me. Cosa aspetti a pulire la piazza? A ripulire Piazza Ariosa? Ma come si fa a imbrattare una città così bella? Beh, non lo so. Delfinia News, ecco, questo qui... Queste Delfine News vi serviranno parecchio. Diverse persone sono scomparse nei pressi della statua del Gran Palmense, in Piazza Ariosa. Beh, è una cosa utile da sapere, visto che dobbiamo appunto andare là. Adesso, cosa molto importante. La vedete quella? È una moneta blu. Le monete blu vi servono per ottenere altri soli custodi. Credo di prendere le varie monete blu verso la fine del let's play, tutte quante in un video. Non so se prenderle mentre vado avanti o no. In ogni caso, Princess Toadstool, Peach! Ah, Mario, vedo che sei sano e salvo. Sapevo che ce l'avresti fatta. Mario, perché il cielo non è limpido come dovrebbe? Non si può certo dire che sia una vacanza rilassante. Siamo stati accusati di un crimine che noi non abbiamo commesso e tu vuoi tornare a casa lasciandoci qui? E... Mastro Todd, almeno tu. E signor Mario, vedo con piacere che sta bene.
Prima stavamo facendo un giro vicino alla porta Solis. Pare che quell'aria sia ancora abbastanza luminosa. Andrebbe a dare un'occhiata, per favore? Beh, devo prima risolvere qualche problema, quindi comincia... verso qua, ok. Cominciamo a pulire la piazza. E sì, da adesso in poi cominceranno anche a spawnare dei nemici dalla melma. Cosa molto bella, vero? Grazie di cuore, mi hai salvato. Prego Ciccio, prego Ciccio. In ogni caso spruzziamo dappertutto, perché indovinate un po', c'è un'altra volta questa questa pianta mini boss. Funziona solamente con R, non con ZR, ma non importa. Tanto per dire, ha provato a colpirmi mentre ero nella cutscene, ma non importa. No! Via, 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 via! Sto facendo qualcosa, ma non so cosa! Aiuto! Ok, volevo fare una cosa bella. Ok, a quanto pare ce l'ho fatta, non so come ho fatto. Ok, questo è il metodo per fare il salto che prima volevo fare e che non ho fatto. Non importa, abbiamo sconfitto questo coso oppure no? Sembra proprio di sì e non so neanche io come, in effetti, ma non importa. Princess, look! On the statue's head! Mario? Oh no! Mario Ombra ha rapito la principessa. Si chiama Mario Ombra, seriamente. Non volevo premere il pulsante L. Chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa. Ok, dobbiamo andare a salvare la principessa. Com'è che si faceva il... Ok, Y. Ed è una cosa utile per una cosa che vedremo più tardi. Allora, dobbiamo premere ZR, non R. Dobbiamo semplicemente innacquare Mario Ombra. E poi dovremo aver quasi fatto. Appena riesco ad innacquarlo per bene. Dove sta? Mi scusi, signore? Allora, signore, dov'è? Vai. Ok, ti spruzzo l'acqua addosso, Ti spruzzo davvero tanta acqua addosso. Sta fermo, sta fermo, sta fermo. Dove vai? Dove te ne vai? Senti, allora, non è difficile. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ehi, così non vale. Certi strumenti dovrebbero essere proibiti. Ok, adesso devo solamente inseguire Mario Ombra, che sta andando verso la piazza. È il momento di incastrarlo. Circa. Fai? Ah, devo avvicinarmi ancora di più? È passato attraverso il graffito. Colpiscilo spruzzando dell'acqua. E adesso? Benvenuti nei Colli Ariosi, il primo mondo di gioco, episodio 1, verso il Gran Mulino. Ed eccoci qua. Prima vi dicevo del buttarvi così. Ed è una cosa molto utile, perché se premete ZR prima di buttarvi, in questo modo, scivolerete. Ed è una cosa molto bella. Se non sbaglio, premere Y vi fa fare altri piccoli saltini. È una tecnica che vi rende molto, molto veloci. Ora, abituatevi ad alternare lo Splack 3000 tra il getto d'acqua e il jetpack, insomma. Questo. Fidatevi di me, è una cosa molto importante da capire come fare. Quindi stiamo attenti. Allora, il jetpack, o come volete chiamarlo, lo spruzzo d'acqua verso il basso, è una cosa incredibilmente utile, ok? Ora, dobbiamo semplicemente arrivare vicino a... Beh, dove si trovava, perché adesso non c'è più, Shadow Mario, o meglio, Mario Ombra. Sì, si chiama così, ok? Non ho inventato io il nome. No, no! Ok, questi nemici qua sono i nemici base di questo gioco, insomma, ma sono fastidiosi. Sono molto fastidiosi. Aia. E io sbatto anche contro queste giganti cose, ma non importa. Abbiamo abbastanza acqua, spero davvero tanto di sì. Ok, spruzziamo l'acqua e, indovinate un po', devo affrontare un'altra volta lo stesso boss di prima. Quindi, apri la bocca, mia cara pianta piranha. Ok, facciamo una cosa, va? Meglio pulire. E ora facciamo così. No, sì, no, l'ho colpita, credo di sì. Ok, l'ho colpita. Manca solamente un colpo. Perfetto.
Sì, ma questi cosi? Vabbè, non importa. Allora, potrei prendere il sole custode, così come potrei andare avanti. Lo so, è una cosa stupida, ma c'è una specie di easter egg se andate avanti adesso e poi tornate indietro. È una cosa molto divertente che voglio appunto mostrarvi, perché credo ci sia solo in questa missione, di questo mondo almeno, poi vedremo. Allora, dovete in sintesi fare la seconda missione prima di sbloccare la seconda missione. È una cosa un po' strana, ok? Però questa sarebbe la seconda missione di gioco, ma non importa. Inoltre qua sopra c'è un'altra cosa che voglio dirvi, perché è molto importante, ossia questo, esatto. I getti d'acqua vi ricaricano istantaneamente tutto quanto lo splack, cosa molto comoda in effetti, davvero molto comoda. Quindi stiamo attenti e vediamo un po' se riesco a passare per di qua e a parlare con questo tizio qua. Eh? No, aspetta, che ci fai tu qui? Non ti sembra di essere un po' troppo precipitoso? Esatto, non dovevi fare qualcos'altro prima di venire qui? Ossia, non lo so, finire la prima missione? Allora, avrete sicuramente notato, non ho preso danno, come? Vabbè, che c'era una M graffito vicino al gran mulino. Colpendo quella M è possibile ottenere le monete blu, o meglio, una moneta blu. Credo ce ne siano una ventina o una trentina per ogni mondo. Attenzione, ok. Però come ho già detto, penso di prenderle non adesso. Quindi, Shine! E ovviamente voglio salvare. E il gioco ci sputa fuori. Ma, qui c'è la principessa Peach, Delphinia News. La polizia non esclude un possibile collegamento tra gli strani graffiti trovati recentemente, fosse un po' più veloce, a Delphinia e la perdita di ogni contatto con Colli Ariosi e Porto Giocondo. Ok. Se sarà importante, vi dirò io cosa dice il gioco, perché è lento. Bentornato, che bello vedere che stai bene. Che vacanza assurda, vero? È come se non bastasse. Ora la barca che porta all'hotel non va. Ah, interessante, vero? Però voglio almeno completare la seconda missione, quindi andiamo un'altra volta nei Colli Ariosi per l'episodio 2. Pipino, la pianta piranha. Oh sì, Pipino piranha. Ve l'ho detto che era la seconda missione. Allora, così. Vai, salta, salta Mario. Spruzza, spruzza, salta. E corri più veloce della luce. E poi usa anche il pulsante X per spararti in aria. Vabbè, non importa. Ehi, vi piacevano le missioni delle monete rosse? Lo preannuncio adesso in Mario 64. Beh, ci sono anche in questo gioco. E la telecamera aiuta un po', ok? Strano, vero? Ma la telecamera aiuta giusto un po' di più rispetto all'altra volta. Per l'altra volta intendo Mario 64. Allora, vai. Ah, è vero, devo premere ZR. Devo abituarmi al fatto che non devo più premere solo R, ma ZR. Allora, il ponte è fuori uso. Prova con lo spruzzo plano, ossia questo. Sì, grazie, so farlo, ma non è quello il punto. Il punto è che voglio andare avanti, ok? Ed ignorare queste cose strane, queste gelatine. Hanno un nome, le gelatine? Non me lo ricordo e non lo ricorderò mai, ma non importa. Adesso, queste sfere che rotolano si possono colpire. Se le colpite vedrete che sono delle piante piranha. Sì, lo so, interessante, vero? Ma anche no. Allora, qualcuno, Pipino, la smette magari di, non lo so, colpirmi con melma cioccolatosa? Perché sembra cioccolato, vero? Mamma mia, una bella fontana di cioccolato da qualche parte. Allora, siamo attenti. Oh no, una pianta piranha. Come faremo? Oh, come faremo mai a vivere? Grazie della monetina, ma non importa. Allora, ricarichiamo l'acqua, grazie. E voglio mostrarvi una cosa, che è un indizio anche su come affrontare Pipino Piranha. Sì, indovinate un po' che cosa bisogna fare a Pipino Piranha. La stessa cosa che ho fatto con le piante piranha qua, che sono, se non sbaglio, piante piranha leggermente diverse. Si chiamano piante piranha, ma dovrebbero essere piante piranha di Delphinia, qualcosa del genere. Allora, puoi aiutarci a sbarazzarci di quel mostro tutto testa? Tu sei davvero l'unico che possa darci una mano? Oh, perché? Ma se pensi di non farcela... Mi stai... Ok, mi sta istigando a... Mi fai andare qua sopra, grazie.
della serie. Ah, vabbè, ma se non ce la fai. Però non importa. C'è un modo per andare più velocemente qua sopra? Credo di no. A meno che non debba spruzzare, ma preferisco tenermi lo spruzzo per Pipino Piranha. Comincia la battaglia boss contro Pipino Piranha. Ok, consiglio, pulite prima tutto quanto per terra. Ok, seriamente, pulite per terra. E poi, dai, so che hai sete, mio caro Pipino Piranha. Dai, non hai sete? Non hai sete? Ti prego, Pipino Piranha, apri la tua bellissima bocca e fatti colpire con questo coso. E adesso che sei pieno d'acqua, mangia pure. Niente, come si fa il Bat Pound? Così? Sì, ok, perfetto, con ZL. Allora, stiamo attenti a questi cosi, mi raccomando. Perfetto. Dai, un'altra volta, so che hai sete, mio caro Pipino. Pipino Piranha. Apri la bocca, tienila aperta e mangia tutta quest'acqua. Bevi, in realtà, ma non importa. E quindi, dai, smash! Ora, stiamo attenti, grazie anche dell'acqua, mio caro, Allora, vediamo un po'. Oh no, devo comportarmi meglio. Sono il primo boss di questo mondo e di questo gioco. Come farò? La mia reputazione è... Gioca un po' a Mario Tennis, allora, al posto di stare qua a delfini a darci fastidio. E quindi, come getto finale, smash! No, sono dentro, Pipino Piranha! Mi fai fare... Ok! Sciogliendo! Riferimento a Roger Rabbit. Ok, vai. Shine! E con questo io già vi saluto. Il video iniziale è ovviamente più corto. Aspetta, mi sa che succede qualcosa. Esatto, esatto. Delfinia, ma... c'è roba lì. Lì si va al secondo mondo, ma noi non ci andremo perché devo prima finire il primo di mondo. Quindi, come ho detto 2 secondi fa, io adesso vi saluto e noi ci vediamo nella prossima parte di Super Mario Sunshine, dove torneremo ai colli ariosi. Quindi, see you next time, baby. E comunque, come osi proteggerti? Non mi hai protetto tu dal... Ciao!